Ennesimo successo per il Borgo San Panfilo che sabato scorso in quel di Lanciano si è aggiudicato l'ottavo trofeo Anxanum di musici sbandieratori, ottenendo il primo posto nella combinata. I cinni nel corso del torneo avevano conquistato un secondo e un quinto posto nella specialità del singolo tradizionale, secondo e terzo posto nella coppia tradizionale, primo posto nella piccola squadra e poi la vittoria nella combinata. Al torneo lancianese hanno preso parte i padroni di casa con la loro delegazione di musici sbandieratori, assieme a quelli di Bisignano e Lucera, i sestieri di Porta Tufila, di Porta Maggiore di Ascoli Piceno, il Borgo San Nicolò di Cavale Tirreni e i sulmonesi del Borgo San Panfilo che già si stanno preparando per disputare il prossimo test ad Ascoli, in programma sabato 29 agosto, per poi recarsi a Ferrara per i campionati italiani di A1 dall'11 al 13 settembre. Commenta con soddisfazione ad Onda TG l'ottima prova dei cinni il vice capitano Filippo Ficorilli. È stata un'esperienza positiva, si tratta di un bel banco di prova. Era necessario rimettersi in gioco dopo la pausa estiva e il risultato dei ragazzi ci fa ben sperare per il prossimo torneo di Ascoli e i campionati di Ferrara, ha sottolineato Ficorilli. Veramente hanno ben figurato, nonostante c'è stato anche un po' di venticello il pomeriggio, ma quello che si sa, in questo sport è una prassi. Quindi primi in assoluto? Sì, la combinata abbiamo vinta noi, ce la battevamo in due perché eravamo in due di gruppi a portare tutte le specialità, però tra le due l'abbiamo spuntata noi. Un bel banco di prova perché comunque sia dopo la pausa estiva c'era bisogno di mettersi nuovamente alla prova in campo di gara e il risultato ci ha fatto ben sperare, ci fa ben sperare per il prossimo appuntamento che abbiamo la settimana prossima e per i campionati poi. È sempre una grande esperienza misurarsi nelle piazze italiane e regionali e conoscere tanta gente, ha detto invece Michael Forte, uno dei protagonisti del torneo, che ha aggiunto: per quanto riguarda sabato non siamo molto preoccupati, ma per i campionati la pressione si avverte. Il torneo non tanto, perché alla fine abbiamo fatti tanti, ma affrontare un A1 come primo anno, sì, ci sta un po' di pressione perché non puoi sbagliare nulla lì. Ai cini del Borgo San Panfilo le nostre congratulazioni e il nostro personale in bocca al lupo.